buonasera a tutti. Continua, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, siamo partiti con la Leopolda numero 11, e chi l'avrebbe mai detto, sulle note di Sono un ragazzo fortunato. E quando vedo tante persone, tante donne e uomini che come noi condividono l'emozione di stare insieme per un valore grande, la politica, io credo di poter dire che sono un ragazzo molto fortunato, e questa fortuna deriva innanzitutto dall'avere tante persone con cui stare insieme. Allora, la prima difficoltà di quest'anno è stare attenti alla distanza. Lo dico anche ai nostri amici giornalisti, lo dico a tutte e a tutti. Cerchiamo di mantenere le regole, di mantenere tutte le precauzioni che servono, anche perché lo vedremo stasera terminando i nostri lavori con Roberto Burioni, che è un stiamo comunque affrontando le difficoltà del Covid e ancora non è finita qua. Siamo forti e fortunati perché, nonostante che facciano di tutto per cercare di metterci in difficoltà o di attaccarci, beh, se qualcuno avesse mai pensato che noi avremmo potuto abbandonare, arrenderci, fermarci, stasera quel qualcuno ha avuto la risposta più bella che poteva essere immaginata. Io una settimana fa ero nello studio di Lilli Gruber con Boni. Fermi lì, ragazzi, fermi lì. Non si fischia. Oggi stavo facendo una corsettina dopo aver incontrato il prode Davide Faraone, mi sono fatto 10 km, il solito giro che faccio io. Una signora mi si è fermata con la macchina, mi ha inchiodato davanti, ho detto io, ora si litiga. E mi fa, la non ci vada più in quelle trasmissioni. E poi è ripartita, è stata meravigliosa. E esattamente una settimana fa ero da Lilli Gruber e due autorevoli ed imparziali commentatori a discutere della situazione politica. E molti mi hanno detto, ma perché vai in queste trasmissioni? Lì non si discute di politica. È vero in parte, è vero che lì non si discute di politica in molti casi, perché l'avete vista quella trasmissione lì. Però è anche vero che in quelle trasmissioni noi ci andiamo anche soltanto per vedere la differenza che fa una settimana dopo rendersi conto che qui si fa la vera politica, che da questo luogo partono delle idee che diventano leggi. È accaduto così nella storia della Leopolda, è accaduto esattamente così in questi anni. E naturalmente quest'anno abbiamo non soltanto la bellezza delle difficoltà maggiori legate al Covid, a tutti i problemi, la bellezza della difficoltà organizzativa, arrivare tutti giustamente Green Pass, ma abbiamo anche il piacere di poter avere un'indagine proprio sulla Leopolda. Allora qui si trattava di scegliere: o facevamo tutta la Leopolda a dire però ci fanno l'indagine contro, oppure, questa è la proposta che vi faccio, è dire domani noi dedichiamo uno spazio alle 18:30 e vi racconto che cosa è questa incredibile indagine, questo processo politico alla politica, ma da qui a domani e poi domenica lasciamo questo spazio, solo questo spazio, per parlare di Open e del processo alla Leopolda. Nelle altre occasioni, negli altri incontri, nei talk, nei colloqui, nei dialoghi, negli interventi che faremo, preoccupiamoci di fare quello che alla Leopolda abbiamo sempre fatto: lanciare delle idee per il futuro del Paese e non inseguire le polemiche e non inseguire gli scandali veri o presunti. Da qui si lanciano le idee. Anzi, vedo la Elena Bonetti. L'ultima Leopolda lanciamo da questo palco due cose: il progetto del Family Act, ve lo ricordate? Ed è bellissimo perché ieri il Family Act è andato in discussione ed è stato approvato alla Camera. Lo stesso giorno in cui il governo ha approvato l'assegno unico e universale,
Voi direte grande regia, no, semplicemente un bel colpo di fortuna. Ma l'anno scorso abbiamo anche, due anni fa, nell'ultima Leopoldo abbiamo anche lanciato la Bonetti dal palco, non se lo ricorda nessuno. È stata un mese, perché è stata un mese con il... se applaudite alla Bonetti lanciata sul palco, però diciamo c'è stato anche questo, giusto per dire che da qui si lanciano un sacco di cose. E quando arriviamo alla Leopolda la prima cosa che facciamo è guardare gli amici, rivederli, incrociarli, bellissimo rincrociarsi. Quest'anno ci sono degli amici che non ci sono più. Ce ne sono alcuni naturalmente che hanno scelto di non venire alla Leopolda, e a tutti loro un grande abbraccio, un in bocca al lupo. Noi non saremo mai quelli che fanno polemica, quindi chi non è più con noi ha il nostro massimo affetto e sostegno. Però c'è qualche amico che non è più con noi perché ci ha lasciato. E io vorrei che il primo pensiero della Leopolda numero 11 fosse per alcuni di noi, soprattutto per una persona che la Leopolda aveva sempre contribuito a organizzarla e che ci ha lasciato ormai più di un anno fa, Uberto. Uberto Ardovini, che era il primo che si incrociava arrivando qui, insieme a tante altre e tanti altri, e che siamo sicuri che, come dire, ci segua con, da lassù, da dov'è, con l'entusiasmo di chi si riconosce parte di una storia condivisa. Guardate che il problema è che nessuno si rende conto, nemmeno noi delle volte, di che grande fortuna è, di che grande gioia è poter condividere l'emozione che, ad esempio, alle 4 di pomeriggio porta delle persone a stare in fila. Voi direte, sì, se lo dite a che ora? Sì, se siete arrivati dall'1 alle 3, ragazzi, fatevi vedere però, perché cioè, da qualcuno di quelli buoni, come si dice in questi casi. Ma nessuno, ecco, lo dico a tante amiche ed amici che non capiscono che cosa siamo noi. Noi siamo delle persone talmente appassionate che troviamo in qualche modo bello poter condividere un'esperienza come questa, anche se costa fatica. E quando ci dicono quest'anno alla Leopolda non viene nessuno, quest'anno è la Leopolda più difficile, guardatevi, quest'anno sarà una delle Leopolde più divertenti e appassionanti. C'è una frase, stamani mattina me la faceva vedere Claudia, di Pierpaolo Pasolini, non so se l'hai preparata Alessio, una frase fantastica di Pierpaolo Pasolini che secondo me si taglia in modo perfetto. Non potranno mentire in eterno, dovranno pur rispondere prima o poi alla ragione con la ragione, alle idee con le idee, al sentimento col sentimento, e allora taceranno, perché il loro castello di ricatti, violenze e menzogne crollerà. Se cercate ragione, idee, sentimento, la Leopolda è casa vostra. Dopodiché, poi vado veloce perché è una serata, devo fare il presentatore della serata, intanto vi faccio il programma, bisogna essere rapidi che dobbiamo fare un sacco di cose. Abbiamo trasformato questo palco in uno studio radiofonico, si vede, no? E voi direte, perché lo studio radiofonico? Perché? Beh, naturalmente perché tutti gli anni c'è da inventarsi qualcosa di diverso. Dipende, se si dipende, buoni, fate bravi. Beh, no, anche perché basta con questa storia della TV, ragazzi, perché poi dire che non si va in TV, ora, da quello che è successo ieri, no, guardate, ecco, diamo un segnale di amicizia a Giuseppe Conte. No, fermi, no, non fatemi così. Ci sono dei momenti in cui anche le persone che non ci stanno simpatiche hanno bisogno dell'umana solidarietà. Io ho visto quell'uomo ieri in una condizione che mi ha veramente fatto male al cuore. Intanto c'ha Di Maio che tutti i giorni cerca di fargli le scarpe, poveretto. E già farsi fare le scarpe a Di Maio, la roba, cioè. Buoni. Ieri Conte è andato e ha detto che lui non parteciperà più alle trasmissioni televisive della Rai. A parte il fatto che oggi c'era un sacco di gente dei 5 Stelle in TV alla Rai, ma questo è secondario. Ma l'elemento importante è che va capito Conte.
Cioè Conte era uno che era abituato a dare la linea al TG1, ma non dare la linea al TG1 dicendo passo la linea al TG1. Gli mandavano le immagini, Casalino le preparava con tanto affetto e tanta cura e tanto amore. Era un lavoro, un sistema oliato, ben consolidato. Gli hanno tolto. E non si fa così. Tutto sommato ci rimane male. Allora io vorrei che dal palco della Leopolda, anziché fare polemiche, arrivasse una parola di amicizia verso Conte. Anzi, fatemi lanciare un appello al direttore generale, all'amministratore delegato da Rai Fuertes. Dai, non si fa così, gli avete tolto Rai 1, date almeno Rai Gulp a Giuseppe Conte. Dategli almeno Rai Gulp, perché non è possibile che alla fine, se no, poi non vanno più in TV. E dai, Rai Gulp a Conte, lanceremo una petizione. Detto questo, volevo andare sulla sostanza del nostro lavoro di questi giorni. Dunque, questo è uno studio radiofonico dove si alterneranno le ragazze e i ragazzi della scuola di formazione Meritare l'Europa, dopo ve ne presenterò alcuni, poi domani cambieremo, cioè, ci lavoriamo un pochino con tutti insieme. Ma, e questa era la sorpresa, così la dico subito, ci si leva il dente, non se l'aspetta nessuno, Radio Leopolda, non lo sa praticamente nessuno, lo sto dicendo anche ai parlamentari, che poi sarà una cosa che riguarderà soprattutto loro, dal 12 gennaio, così siamo tranquilli, dal 12 gennaio, che è mercoledì, segnatevi sta data, sul sito www.radioleopolda.it, così non me ne vogliano Giachetti e Di Maio, che saranno i Di Maio quello nostro, non quello che fa le scarpe, lanceremo una vera e propria programmazione costante, perché noi vogliamo dare voce alla chi non ha voce. Quindi radioleopolda.it dal 12 gennaio diventerà l'occasione in cui i parlamentari potranno avere le dirette, i consiglieri regionali, il popolo dei circoli, il mondo, un'occasione costante di organizzazione. Anche perché non abbiamo mai spazio per poter far sentire la nostra voce, quando si va in TV spesso sono guerre nel fango, e questo sarà uno dei grandi elementi che concluderanno la Leopolda. Mancano 50 giorni, poi la settimana dopo c'è il piccolo particolare che bisogna eleggere il Presidente della Repubblica, ma questi sono sono cose che ne parleremo domenica. Allora, quindi la radio diventa il nostro modo di iniziare a raccontarci e a raccontare, ma la radio è anche un grande luogo di libertà. Quindi per questi tre giorni avremo, dopo questa introduzione che farò io dicendo quello che è successo nel periodo non collegato, com'era la radio un tempo, vi ricordate? Scusa Mary, sono Ciotti, tutte le radiocronache di tutto il calcio minuto per minuto. Io vi racconterò brevemente cos'è successo in questi due anni di periodo non collegato. Poi inizieremo a lavorare su tanti argomenti, tanti ospiti parleranno oggi, domani mattina faremo i tavoli, domani pomeriggio ci sarà un grande lavoro in particolar modo sui sindaci, gli amministratori, ci saranno sindaci e amministratori di grande impatto e importanza, poi faremo una parte significativa sulla giustizia e poi domenica il gran finale con la parte più politica. Questo è quello che accade. Vorrei però partire, a proposito di radio, da un film. Radio Freccia, è un film della mia generazione, quindi i ragazzi della generazione ventotene non hanno fatto in tempo nemmeno a vederlo, dove c'è uno straordinario Stefano Accorsi che fa questo pezzo e che dice quello in cui lui crede. Mandate questo video. Thank you.
Buonanotte, qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Forse lì c'è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio capo reparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco. Allora, vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo. Io vorrei domandarvi, sinceramente, tornando stasera in albergo a casa, in cosa crediamo noi? Perché penso che quello che caratterizza questa esperienza è che crediamo in qualcosa di grande. Noi non siamo qui contro i sovranisti, eppure siamo contro i sovranisti. Non siamo qui contro i populisti, eppure siamo contro i populisti. Non siamo qui perché crediamo in delle idee vaghe, lontane. Noi abbiamo dei valori profondi. Questa è la Leopolda. E tra le cose in cui ho imparato a credere c'è il fatto che la politica sia innanzitutto formazione ed educazione. Noi siamo partiti 11 anni fa e nessuno credeva in noi. E ci siamo messi in moto con un'energia straordinaria grazie al popolo della Leopolda, grazie alle persone che ci hanno dato una mano quando non ce la dava nessuno. Oggi, se mi guardo indietro, penso che la cosa più importante è quella di vedere che tante ragazze e ragazzi hanno iniziato a fare politica, alcuni non sono più neanche con noi, ma tante ragazze e ragazzi hanno iniziato a fare politica perché credono in qualcosa. La cosa più bella che sta facendo Italia Viva non è semplicemente aver salvato il paese dall'esperienza tragicomica populista e aver portato Mario Draghi alla guida dell'Italia e dell'Europa, cosa di cui siamo orgogliosi. La cosa più bella che fa Italia Viva, e la fa solo Italia Viva in questa fase, è quella di scommettere su un gruppo di ragazze e di ragazzi. Allora, accoglierei con un grande applauso le ragazze e i ragazzi che mi daranno una mano in questa prima giornata. Allora, eccolo qua, Alessia, tutti saliti su, Alessia, Marco, Carola, fermi lì. La Chiara è quella che ha scritto una lettera a suo tempo a Repubblica Vittoria, allora facciamo da destra verso sinistra. Alessia 20, domani fa 26 anni, quindi facciamo un applauso. Laureata in, prenditi il microfono, laureata in, sì, mettiamoci a sedere che iniziamo il percorso di presentazione delle singole persone. Vai, allora, Alessia, raccontaci che cosa fai nella vita, hai 30 secondi scarsi, vai, velocissimo. Buonasera a tutti, innanzitutto. Avete acceso il microfono? Vai, perfetto. Buonasera, io sono Alessia Faella, ho 25 anni, vengo da Milano, provincia di Milano, sono laureata in economia internazionale e in questo momento lavoro in una banca, quindi nel campo della finanza. E ci tengo a dirlo perché so che Matteo ci tiene, sono abbonata in curva alla Juventus. Ecco.
e doveva fare parte della presentazione. Cioè, no, poi sono... dicono che io non sono democratico, cioè, sono inspiegabilmente democratico. Vabbè, che bravo. Poi abbiamo la Chiara che viene da Brescia, se non ricordo male, e che 2 o 3 anni fa scrisse una lettera che andò su Repubblica e si prese una serie di insulti. Racconta un po' perché. Sì, devo, sicuro? Beh, insomma, insulti no. Beh, grazie a te il mio sogno di diventare giornalista si è stroncato alla tenera età di 21 anni. Però, tu sei laureata, giusto? Sì, sono laureata in lingue a Venezia. Laureata in lingue, ha preso ripetizioni da me in inglese, first reaction shock, because it's important. Era un segreto, ma shish, va bene. Eccetera, questo, non lo dire a nessuno. E ho scritto una lettera a Repubblica dopo l'esperienza con te al Ciocco, perché ci tenevo a... appunto esprimere questa idea del fatto che grazie a te l'idea di fare politica è diventata una cosa reale, cosa che per noi giovani sembra lontanissima e completamente impropria. E tante persone mi hanno accolto in questo mondo della comunicazione dandomi delle parole poco carine che non credo di poter dire davanti a tutte queste persone. No, anche perché poi ci si rimane male, Bonifazi ci rimane malissimo quando sente certe parole. E mia mamma non sarebbe contenta, quindi meglio di no. E mi hanno anche linkato tutta la Costituzione italiana dicendomi che probabilmente hai sbagliato qualcosa, quindi c'è 23 da qualcosa. Anni, giusto? Sì. Vai, grandissima, un applauso anche a Chiara. Poi abbiamo in rappresentanza delle quote azzurre Marco Battiato. La quota azzurra, visto che c'è molto blu, molto azzurro, e quindi sono contento di portarla anni? Sul palco. 27 anni. Sei vecchissimo te rispetto a lei. Sono vecchissimo, però mi sento giovane in questo Marco Battiato, parente, no? No, spiritualmente non sei parente sì, di Battiato, sempre, non sei parente di Faraone, visto che sei siciliano, non è che sei parente di Miciche per caso, si sa mai. No, magari ci apparentiamo, però no, che magari ci fa buono, sta buono. No, comunque sono siciliano, però adesso vivo e lavoro a Bologna. A Bologna? Sì, mi occupo, salutiamo i bolognesi, sempre caldi e calorosi, mi occupo di marketing e comunicazione. E è una passione per i social, infatti mi ha fatto molto ridere l'attacco di qualche settimana fa a 8:30 dove si elencava quella cosa sui social come se fosse una roba strana, invece ora ci arriviamo, ci arriviamo, magari ci arriviamo, però da chi studia queste cose mi ha fatto molto sorridere. La giovane Frattini, giusto? Anni? 20 anni, raccontaci, dove studi, cosa fai, studi all'estero? Sì, allora, io sono di Tradate in provincia di Varese, ma ho deciso di andare a fare l'università in Inghilterra. Quindi studio all'università di Warwick, che è un piccolo paesino vicino a Birmingham, e niente, sono al terzo anno di politica, filosofia ed economia e non vedo in verità l'ora di tornare in Italia, perché mi sono resa conto di quanto apprezzo ancora di più l'Italia dopo essere stata in Inghilterra. Scusa, Carola, di che anno sei tu? Del 2001. Cioè, ragazzi, c'è gente che fa politica che è del 2001. Cioè, che devono rottamare noi, ormai stanno già rottamando noi. E infine la Vittoria che è stata testé eletta dopo 3 scuole di formazione, è stata eletta a Torino al Consiglio di Circoscrizione numero 1. Vittoria, raccontaci chi sei. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie Matteo. Io sono stata eletta da poco a Torino, nella circoscrizione del Centro Crocetta, grazie alla straordinaria comunità di Italia Viva che abbiamo a Torino, che ha un'energia, ragazzi, che è davvero invidiabile, davvero. Devo dire grazie a tutti loro. E io ho iniziato a fare politica superando Matteo alla corsa della mattina alle 6:30 a scuola. Lei oggettivamente... Scusate, questa viene dal militare. Cioè, questa ha fatto la che cosa hai fatto? Racconta, cioè che sei un architetto, ma un laureando in architettura, ma ha fatto la Nunziatella. Questo per dire che. Ma forse mi laureo in architettura se mia nonna smette di pregare per te e inizia a pregare anche per i miei esami, però questo vediamo, lo scopriremo. Mentre correvamo mi spiegava, dice guarda che mia nonna prega sempre per te, però vabbè, lascia fare, è utile in questo periodo poi. Vai. A Torino, eletta, e adesso hai quanti anni hai tu? 24, appena compiuti. Un importante direttore di giornale mi ha detto 2 volte, dopo 2 incontri con i ragazzi delle scuole di formazione, mi ha detto questi ragazzi ce li avete solo voi. Oggi ci sono questi 5 che sono bravissimi, cambieranno nei prossimi giorni, ma vorrei dirvi che questa è Italia Viva, alla faccia di quelli che dicono...
che noi siamo un partito finito. Saremo anche il 2%, ma vi rendete conto come deve essere triste il resto del 98% che non ha queste persone? Allora, io vorrei partire e voi mi dovete interrompere e fare le valutazioni, poi lasceremo spazio al primo intervento di stasera, che lo dico subito, è quello di Giovanni Malagò. Vorrei raccontarvi cosa è successo nel periodo non collegato, chiedendo anche alle persone che sono qui al tavolo come hanno vissuto questi vari periodi. Mi date le slide, vorrei partire dai 7 momenti del periodo non collegato, cioè del periodo che ci distanzia dal cos'era? Ottobre 2019, novembre 2019. Ci siete? Franco Bellacci si è svegliato, Alessio tutto a posto, siete pronti? La prima, il primo elemento chiave di questi 2 anni in cui non ci siamo visti è stato il Covid, ovviamente. Allora vorrei iniziare con le prime immagini, che naturalmente non state facendo vedere, le prime slide di quello che è successo in questi 2 anni di periodo non collegato. Queste sono le terribili immagini di Bergamo. Tu, Chiara, eri a Brescia in quel periodo, giusto? Io ero in Australia in quel periodo e sono dovuta tornare, e sono tornata a Brescia, che in quel momento era il punto del mondo più in difficoltà. Queste sono le immagini del credo aprile 2020. Quello che è successo in questi mesi è una cosa enorme. Io vorrei che intanto mandassimo un abbraccio agli infermieri, ai medici, al personale paramedico, a chi ha dato una mano. Ci sono tante questioni che vanno affrontate. Proveremo oggi con Lisa Noia, con Anna Maria Parente, a parlare di soldi da mettere sul futuro della sanità. Questa è un'immagine che è rimasta impressa, giustamente, di un'infermiera, peraltro di un'infermiera che mostra i segni del lavoro, siamo mi pare nel maggio, nell'aprile-maggio del 2020, e devo dire che tutte le varie immagini di quel momento sono rimaste nel nostro cuore. Io però vorrei anche che noi non dimenticassimo 2 o 3 considerazioni che lasciamo sullo sfondo. Il primo: c'è il mondo scolastico che ha sofferto da pazzi. I ragazzi che sono andati in DAD hanno sofferto in modo incredibile, e io vorrei che noi considerassimo la scuola al centro. Voi eravate tutti all'università in quel momento, no? Tu, chi di voi eri già laureata? Alessia, sì? Te dove eri? Primo anno di università. Dove? Sempre su in Inghilterra? Sì, sempre su in Inghilterra. Tu, Vittoria, eri? Ero a Torino. A Torino. In DAD, però. E le università hanno subito ancora di più di quello che hanno subito le scuole. Ora, naturalmente, i ragazzi delle scuole sono in una fase più difficile, hanno perso un anno della loro vita, è un passaggio molto importante. C'è poi una dimensione ulteriore, che è quella, secondo me, che prima o poi dovremo affrontare, cioè che è mai possibile che ci siano 132.000 morti e le forze politiche non accettino di fare una commissione d'inchiesta su come sono stati spesi i soldi degli appalti Covid. Boh. E poi, naturalmente, tutto il grande tema complicato di come uscire dalla fase della pandemia, ma la prima grande novità politica e umana e sociologica di questi anni è stata ovviamente la terribile vicenda della pandemia e del Covid. Ricordatevelo quando torneremo a parlare di investimenti sulla sanità, perché dobbiamo lavorare per evitare la prossima pandemia, o perlomeno per gestirla in modo diverso. Secondo punto, secondo immagini, le elezioni americane. Dove, che foto avete messo per le elezioni americane? Andiamo a vedere cosa avete messo come... Ciao Donald, stacci bene. Io sono convinto che se Trump l'avesse gestita in modo diverso oggi se la giocherebbe. Ecco, questa immagine tutti noi ridiamo. Chi di voi studia politica internazionale o ha studiato politica internazionale? Vai, prego. Che impressione avete avuto quando avete visto il Campidoglio in queste condizioni? Episodio di Black Mirror osceno. Episodio di Black Mirror, questo come lo chiamano? Lo sciamano, non lo sciamano, come lo chiamano? Sciamano. Al di là che credo che questa vicenda abbia segnato, era il 6 gennaio, per sempre l'esperienza politica di Donald Trump, non dimentichiamo
che la democrazia è profondamente a rischio un po' in tutto il mondo. Se arrivano persino nel cuore dei palazzi delle istituzioni americane, potete immaginare che cosa significhi per tutto il resto del mondo. La democrazia è a rischio e, spiace dirlo, la presidenza di Joe Biden, a cui naturalmente rivolgiamo un grande in bocca al lupo e un augurio, questo è il momento nel quale lui sta giurando, è una presidenza che però è stata, che ha fatto tanti risultati importanti in questa prima fase, ma segnata dal terzo momento complicato di questi due anni, che è la vicenda dell'Afghanistan. Vediamo che immagini avete scelto per l'Afghanistan. Io trovo che la vicenda afghana sia destinata... Ecco, lascia un secondo questa immagine. Questa immagine ricorda molto le Torri Gemelle nel 2001, 20 anni dopo. Guardate l'immagine, quello era un ragazzo di 17 anni, era un giocatore di calcio quel ragazzo. Rimetti l'immagine per piacere, l'immagine su... È pazzesco. È un ragazzino che si attacca alla fusoliera, all'ala dell'aereo per cercare di andare in salvo e muore in questo modo assurdo. L'Afghanistan è la fine della storia e del secolo americano, secondo me. L'Afghanistan con gli americani che vengono via in questo modo è una vicenda che segnerà a lungo la storia del nostro pianeta. Noi siamo cresciuti con l'idea che qualunque problema ci fosse, a un certo punto arrivavano gli americani. Gli americani dicono America first. E i ragazzi che cadono dall'aereo, i bambini che vengono passati, c'è un'immagine molto bella di un ambasciatore del console italiano. Anzi, fategli un applauso alle donne e agli uomini della nostra diplomazia. Lui si chiama Tommaso Claudi e ha l'età 32-33 anni. Vi confesso che io avevo un certo pregiudizio sugli ambasciatori diplomatici. Sono bravi, i diplomatici italiani sono bravi. Questa immagine è l'immagine di un bambino, di un ragazzino che viene messo in salvo dal nostro console. Io penso che aver lasciato le ragazze, soprattutto i ragazzi afghani, in quelle condizioni sia una ferita e un'onta morale per la storia dell'America e per tutti noi. E credo però anche che questa vicenda segni definitivamente l'importanza della sfida europea, che è la quarta grande notizia di questi mesi. L'Europa, che fa da grande l'Europa, ragazzi? Ora, io non so... Facciamo un giro. Voi doveste dare una definizione dell'Europa. Questo è il bellissimo momento di saluto tra Emmanuel Macron e Angela Merkel. Come la definireste l'Europa? Da Chiara fino a Vittoria. Senza futuro? O con Ale, un futuro momento un po' d'ottimismo. Incerto? Ale. Marco. No, secondo me è in una fase di stallo, ma fondamentale. Perché ha tante sfide. Sembra paralizzata, però in questo momento, sia per politica internazionale sia per tanti temi, può diventare protagonista. Quindi, come dire, deve raggiungere la maggiore età, forse è il momento di crescere, ecco. Alessia. Io penso che noi siamo in qualche modo figli della generazione Erasmus e quindi in quanto tali ci sentiamo non solo italiani, non solo cittadini del singolo Stato, ma cittadini europei. È un sentimento che secondo me abbiamo forte nella nostra generazione, quindi in questo momento penso che l'Europa debba essere comunità, comunità e casa comune che dobbiamo costruire insieme e le fondamenta le sta dando questo periodo, quindi continuiamo così. Carola. Allora, io penso che dobbiamo sentirci, diciamo, quasi onorati ad essere parte dell'Unione Europea, perché non ci rendiamo veramente conto dei privilegi e dei benefici che ci dà. Fidatevi, io sono stata in Inghilterra durante la Brexit, quando l'Inghilterra è uscita dall'Unione, proprio quando c'è stato il countdown e tutto, io ero seduta di fianco ai miei amici inglesi ed eravamo abbastanza increduli, perché, cioè, nel senso, eravamo lì insieme, però loro stavano uscendo dall'Unione Europea. Quindi secondo me l'Unione Europea deve prendere molte decisioni sul suo futuro, ma veramente dobbiamo renderci conto di quanti privilegi e benefici ci dà. Vittoria. La crisi dell'Unione Europea è stata un po' letta da Josef Ratzinger già in tempi non sospetti. E probabilmente se alcune cose le avessimo ascoltate prima ci saremmo comportati anche di conseguenza. Io credo che l'Europa sia
per noi il luogo dei diritti da cui poter apprendere tutto quello che facciamo nei nostri paesi, veramente nelle azioni più concrete e più mirate. Nella scuola abbiamo ascoltato, forse nella prima edizione di Meritare l'Europa, un intervento del direttore Maurizio Molinari che ci spiegava, forse si parlava anche lì in quell'occasione, dell'importanza di anche una difesa europea, ma non per non spaventiamoci di questa parola difesa, sapete, vengo appunto dal mondo militare e ho un grande rispetto per questo mondo. Significa ragionare d'insieme, significa intraprendere tante iniziative anche appunto sul campo, in questo caso della cyber security e di tutte le nuove innovazioni che ci permettono di ragionare nell'ottica di un'Europa più unita e più solidale per tutti. Io penso che questa idea dell'Europa che debba essere il cuore della ripartenza è fondamentale. Ve la dico male, in modo quasi brutale, noi rischiamo di non toccare più palla. La vicenda afghana, che segue il principio dell'America First, che aprì la Leopolda 2019, perché noi la Leopolda 2019 l'abbiamo aperta collegandoci, vi ricordate con cosa? Con Erbil, con le guerrigliere che in Kurdistan salvarono l'onore dell'Occidente e che dimostravano allora l'importanza di avere dei valori comuni in tutto il mondo. Bene, l'America First vuol dire che gli americani penseranno sempre di più a loro. Io sono orgoglioso di essere filo atlantico, filo americano, ma gli americani penseranno sempre di più a loro. È un dato di fatto. Di là, dall'altra parte, i cinesi stanno lavorando sempre di più per avere una strategia incredibile. One Belt, One Road, la dimensione grande della Via della Seta, è un progetto lungo decenni. Ricordatevi sempre che i cinesi sono quelli che, quando ci fu un colloquio negli anni 70 tra americani e cinesi e fu chiesto al ministro degli esteri cinese: lei che ne pensa della rivoluzione francese nel 1970, lui rispose: è troppo presto per dare un giudizio. Hanno un concetto dei tempi che è profondamente dilatato. Allora, il secolo ventunesimo sarà chiaramente un secolo asiatico. Di fronte a questa partita, America, Estremo Oriente, che gioco gioca l'Europa? E ve l'hanno detto loro, sia con gli aspetti positivi che con gli aspetti negativi, loro sono la generazione europea. Non a caso la scuola quest'anno la facciamo a ventotene. E salutateci quelli che dicono che noi andiamo con la Meloni. Non hanno capito nulla. Noi siamo quelli di ventotene. La Meloni è quella che in Polonia sta con Kaczynski. La Meloni è quella che Le Pen, per lei, è troppo moderata. Nel panorama europeo, ne parleremo domenica, è incredibile come nessuno abbia il coraggio di dire la verità su ciò che sta facendo, ad esempio, Giorgia Meloni. Bene, i ragazzi della scuola, i ragazzi della generazione ventotene, ci portano a dire che o l'Europa gioca da grande o non tocca palla. Rapidamente, questione democratica, ma anche questione demografica. Oggi Italia, Francia e Germania insieme sono più piccoli dell'Indonesia. Tra 20 anni tutta l'Europa sarà più piccola della Nigeria, non dell'Africa, di un paese africano, la Nigeria. Seguendo le stime degli esperti, i nigeriani saranno 460 milioni, più che i cittadini dell'Unione Europea, dove non si fa più figli. Cioè, è un tema che riprenderemo. Accanto a questo, rapidissimi, quinto argomento, poi andiamo di corsa, dov'è lo spazio. Avete visto, i miliardari di oggi vanno sullo spazio, perché così, come divertissement. Questo è Richard Branson e Jeff Bezos. Il climate change porta Siracusa ad avere 48 gradi d'estate, 48.8 gradi quest'estate ad agosto. L'alluvione in Germania, a proposito di conseguenze del climate change, è l'ennesima dimostrazione di una transizione ecologica che va affrontata. Cingolani alla scuola ne ha parlato a lungo. E contemporaneamente le sfide dell'umanità sono sfide sempre più globali. Guai a pensare che
la sfida spaziale, la sfida ambientale, si condividano senza la centralità della donna e dell'uomo che deve comunque avere nel cuore la capacità di continuare a sperare. Io trovo l'immagine più bella della speranza, un'immagine tristissima e tragica, di un padre e di suo figlio, è uscita qualche giorno fa, è un'immagine di due padre e figlio siriani. Noi dobbiamo sempre ricordarci che tutte le grandi questioni partono sui valori, comunque chiamano in ballo, interpellano il senso profondo dell'umanità, che per me questa foto rappresenta meglio di qualunque altra. Bene, noi abbiamo tante sfide e tanti problemi. Covid, elezioni americane, situazione internazionale, vicenda europea, dallo spazio alle questioni ambientali. In questi due anni è accaduta però che l'Italia ha cambiato qualcosa di fondamentale. E questo qualcosa di fondamentale lo ha cambiato mandando a casa Giuseppe Conte e portando alla guida del governo Mario Draghi. Questa immagine fa la storia dell'Italia. Senza questa immagine noi saremmo andati a sbattere. Voi direte: tu sei fissato. No, io penso che se non ci fosse stata la firma di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto alle dimissioni da ministri e sottosegretari, se non ci fosse stato quel gesto, oggi noi non avremmo un'Italia più forte. Mettere Draghi al posto di Conte ha voluto dire mettere Figliuolo al posto di Arcuri. Vuol dire aver messo la vaccinazione in rampa di lancio. Vuol dire aver salutato il commissario Arcuri, i suoi banchi a rotelle, le sue mascherine, i suoi ventilatori. Vuol dire aver messo questo paese in condizioni di andare in Europa e di dire la propria e non di andare a prendere appunti. E lasciatemi dire che quella vicenda si deve al coraggio, non mio, non di Teresa, Elena e Ivan, ma di tanti di voi che ci hanno creduto quando sembrava impossibile crederci. È la prima Leopolda, due anni dopo, vi vorrei semplicemente dire un grande grazie dal profondo del cuore per come avete retto in un momento in cui era impossibile reggere. Dite la verità, qualcuno di voi pensava che fossi rincoglionito in quel momento? Marco? Non abbiamo mai dubitato. Vabbè Alessia, però non fare. Uno su cinque, avevo l'80% contro, quindi qualcuno di voi ha dubitato a un certo punto. Dai, ditelo, Vittoria. A giorni alterni. Eccoci qua, a giorni alterni. Quanti di voi hanno dubitato? Sulle mani quelli che hanno pensato che io fossi rincoglionito? Uno? Ragazzi, dai, dite la verità, giù, dai, due... Dite la verità, tanto va in prescrizione ormai, non c'è più buona fede, la prescrizione c'è. Che bella sta roba, che non c'è, che hanno prescritto buona fede. Tra l'altro quando penso che c'è la radio DJ, mi viene in mente Alfonso, che era il suo mestiere, niente. Potevamo chiamare. Nessuno... Io vorrei che questo fosse un messaggio per le ragazze e per i ragazzi più giovani, ma anche per voi. Credeteci, anche quando sembra che non abbia senso crederci. Se Cristoforo Colombo avesse seguito i sondaggi non sarebbe mai arrivato in America. Non sarebbe neanche partito. Per favore, credete alle vostre idee. Popolo della Leopolda, credi a ciò che ti viene nella testa, non perché te lo dice qualcuno da fuori, ma perché è frutto di ragione, di idee, di sentimento. Vi prego, andare controcorrente è la cosa non necessariamente da fare, anche perché se lo fate dopo un incontro con un personaggio losco all'autogrill, andare controcorrente è un problema. Ma fatelo, abbiate la forza delle vostre idee, abbiate la forza di ragionare con la vostra testa. Se avessimo ascoltato quello che ci dicevano tutti, oggi avremmo ancora Casalino a guidare l'Italia. Dobbiamo avere la forza e il coraggio delle nostre idee, ragazzi. E tra l'altro a questo punto, grazie a questa mossa, settima e ultima notizia, sarà stato un colpo di fortuna, abbiamo vinto tutto. A parte l'ultimo,
No, c'è anche un effetto. Abbiamo vinto. Allora, campionato europeo di calcio, giusto? Ora bisogna stare attenti al mondiale, però vabbè. C'è quell'immagine, non so se l'avete, di abbraccio tra Mancini e Vialli, che è meravigliosa. Dov'è l'abbraccio tra Mancini e Vialli? Non so se ce l'hanno, se c'è, è bellissima. Tra l'altro, lasciatemi dire che Roberto Mancini, dopo aver vinto un campionato europeo, adesso lo contestano. Mi fate dire che a me fa veramente schifo il modo con il quale si passa da elogiare uno a criticarlo. Io vorrei che imparassimo ad avere più serenità nei giudizi. Poi abbiamo vinto la pallavolo maschile, la pallavolo femminile. Questa è la pallavolo femminile. Abbiamo vinto le Olimpiadi tutto. E questa, Tamberi e Jacobs, bellissima questa immagine. Abbiamo vinto le Paralimpiadi, abbiamo vinto tutto, alle 100 metri, primo, secondo e terzo posto nei 100 metri femminili delle Paralimpiadi. Abbiamo vinto praticamente, abbiamo vinto anche nella musica con i Maneskin, abbiamo vinto praticamente ovunque.